Ma oddio, ancora insisti con sta roba. Pronto? Barbara? Barbara, chi è? Siamo dalla Zanzara, ciao. Ciao. Ti disturbiamo? In questo momento sto incasinata, ciao. No, Barbarella! Barbara? Ciao! Barbara, ti vogliamo chiedere di Barbara! questa cosa con la madre di Fiorito? Che è successo? A noi ci ha detto che era distrutta per quello che vedeva, ma è vero o no che ridevate sul fatto che Fiorito era grasso? È grasso. Ha detto la madre di Fiorito che voi ridavate perché era grasso e lei si è arrabbiata e ha chiamato. È vera questa ricostruzione o è falsa? No, io credo di aver capito che lei si è arrabbiata, diceva che io e Del Debbio avevamo sorriso sul fatto che suo figlio era stato arrestato e ha detto appunto che suo figlio è un uomo puro, onesto, che ha vissuto di tanti sacrifici, insomma, poi quello che ha detto l'avete sentito No, tutti. sì, Io d'accordo. sono in diretta con voi, giusto per sapere. No, certo che sei in diretta. Noi Ah, siamo. fantastico, bene. Vabbè, ma non c'è niente di strano. No, no, niente saperlo, uno dice No. salve, ciao, sei in diretta con noi. Sì, Eccomi, no. Allora, no, sono in ma diretta con voi. la questione è semplice. Siccome noi prima l'abbiamo chiamata e Ah. lei ci ha detto, mi hanno chiamato a un certo punto mentre io stavo lì perché non stavo vedendo, e ha detto: guarda, guarda la trasmissione con Barbara D'Urso su Canale 5. E lei si è collegata e ha detto: oh, ridevano sul fatto che mio figlio è grasso. Poi si sono messi a ridere e a sbeffeggiarlo per una serie di cose. Adesso te la faccio sentire cosa ha detto, eh? Vediamo un po' se è vero, perché poi sai, una madre in questo momento col figlio in carcere magari può anche pensare delle cose un po' strane. Sentiamo. Ho trovato un numero per dire in diretta che stanno Sì, facendo delle ma in eresie. sostanza lo stavano prendendo in giro Sì, in una maniera proprio ironica, sotto il sorrisetto, proprio di quel sorrisetto, proprio come se fosse stato un clown Sì, ma lei, delinquente. secondo la D'Urso come si comportava? Come, La ma... D'Urso rideva, poi lei quando sta davanti a Del Debbio, un bell'uomo, la D'Urso, sa, è sempre molto affascinante perché. Vabbè, lasciamo perdere questo passaggio, ma... Se già, no, aspetta, mi fa ridere questa cosa perché se c'è del debito io divento affascinante, neanche affascinata, cioè Vabbè, voleva affascinante. dire Vabbè. affascinato, dai. Adesso una signora un po' colpita. Però voglio Insomma, dire una ma cosa, mi ma... fa ridere che io cambio atteggiamento perché sono affascinato da del debito. Ma Se perché invece lei ha del debito detto... era un mostro e non ero affascinato, Ma perché quindi in lo diretta che cosa ha rivedo. detto? Pure che sei una che gli piacciono gli uomini, una cosa di questo tipo, no? Ha detto in diretta, là, o sbaglio? Adesso non ho ancora sentito bene perché non... Guarda, ha detto alcune cose alla quale io ho preferito non replicare perché insomma ognuno ha il suo modo di esprimersi, è il proprio pensiero, il Sì, mio modo sì. di esprimermi è un altro. Io e Del Debbio abbiamo mandato in onda alcune cose che cioè, sono andate in onda ieri sera a Quinta Colonna e a un certo punto forse ci è scappato un sorriso adesso non mi ricordo neanche di quale affermazione di Fiorino, non certo sul peso, perché penso che in questo momento la mole fisica di Fiorito sia la cosa meno, diciamo, contestabile di Fiorito in Perché ha questo detto che è momento, vero? disumana, che sei disumana? La mamma ha usato proprio questa espressione, disumana. Perché? Perché rideva. Ma forse per lo stesso concetto per il quale ha detto che ho avuto molti uomini, per lo stesso concetto per cui ha detto che ai miei figli deve capitare una disgrazia, insomma, varie cose che ha detto, ma va bene Vabbè, così ma è perché una io madre disgraziata. comprendo che la mamma possa essere molto scossa, non, forse non se l'aspettava, non immaginava che suo Andasse in figlio carcere, sì, certo. andasse in No, ma carcere, poi voglio dire una oppure cosa, avesse avuto un magari è aiuto. successo che qualcuno, ma come è normale che sia, infatti secondo me non c'è nulla per cui prendersela, a meno che non ci siano state proprio cose sgradevoli, ma per adesso non mi risulta, è normale che, che quando si parla di certe cose magari si dice, perché questo ha rimproverato tra l'altro dalle cose che ci ha detto, ma ridevano sul fatto che o comunque contestavano il fatto che gli operai non hanno una lira mentre lui eccetera, vabbè, ma queste sono considerazioni abbastanza normali che avrà fatto qualcuno in studio. Insomma, sai, oggi è uscita la notizia, credo di aver capito e di aver letto, che una Jeep Sì, una Jeep comprata, Wrangler, eccetera, sì. una Jeep è stata comprata con i soldi, quelli lì famosi, no? Del partito, che poi Sì, sono i soldi nostri. E insomma, uno o fa un sorriso o si arrabbia. Uno ha due scelte facendo una conduzione. In quel Tutti momento si è io e incazzati. Del Debbio forse abbiamo fatto un sorriso, però ripeto, io comprendo l'ira Non della hai nulla da mamma che rimproverarti penso. comunque, non hai nulla da rimproverarti per quello Guarda, con la madre, in dico. questo momento posso dire una
cosa, in questo momento fra quattro persone, io, Del Debbio, Fiorito e la mamma, e forse non so, fra quattro c'è uno che si deve rimproverare qualcosa e non siamo né io né Del Debbio, non so, forse sicuramente neanche la mamma. Beh, speriamo, però io in questo momento non ho nulla da rimproverarmi. E credo di essere stata anche molto comprensiva e molto civile con la signora Fiorito, alla quale, come ho detto in chiusura di trasmissione, auguro pace, gioia e serenità. Bene, grazie. Ciao Barbara. Grazie a te. Ciao.